Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di Siamo ormai arrivati a dicembre, quindi parliamo della nuova beauty box di Look Fantastic. Allora, si presenta bene o male sempre allo stesso modo, cioè è sempre quella, la scatola cambia la colorazione, possiamo vedere che comunque è un po' più festiva nei dettagli, ha qualche dettaglio in più sul dorato, però effettivamente è sempre la stessa scatola. Mi piacerebbe a dicembre. Cioè, non solo a dicembre, ma proprio nelle occasioni particolari, tipo a giugno troviamo la box proprio in un altro modo, troviamo la pochettina ed è molto bello trovare un dettaglio diverso, soprattutto in queste festività. Quindi mi sarebbe piaciuto magari qualcosa di diverso. Nella sostanza è bella, però qualcosa di diverso ci sarebbe stato meglio, secondo me. Ok, comunque, tralasciando la scatola, parliamo un po' della box del mese scorso. In realtà non ho tantissimo da dirvi perché l'unico prodotto che ho utilizzato, anzi ne ho utilizzati due, non ho neanche la brochure perché non mi ricordo che fine abbia fatto, cioè il foglietto che ci riportava alla brochure online. Quindi non ce l'ho. Ho utilizzato due prodotti, la maschera per i piedi che mi è piaciuta un sacco, delle mini macaron. Per il resto non ho utilizzato niente, cioè questa crema ancora non ho avuto il piacere di utilizzarla, nonostante mi abbiano detto che comunque è un'ottima crema. Il bagnoschiuma di Molton Brown, cioè mi è capitato già di utilizzarli altre volte, mi piacciono, sono comunque abbastanza idratanti, questo ha una buona profumazione, però non l'ho ancora utilizzato. Invece per quanto riguarda la crema della Pry, già vi avevo detto precedentemente nel video scorso, di cui magari vi lascio il link qui sopra, che l'avevo già utilizzata e mi ci ero trovata benissimo. Quindi direi che ho poco da dirvi o quasi nulla, a parte per i due prodotti che già ho utilizzato. Quindi adesso non mi perdo tantissimo in chiacchiere e andiamo ad aprire subito la nuova beauty box. Se vi ricordate, nella box scorsa avevamo appunto trovato quel foglietto che poi ci riportava alla brochure online. Questo mese invece la brochure all'interno la troviamo. Io pensavo che ormai fosse una cosa fissa, cioè che ormai ce la facessero trovare solo online, invece no. Quindi è cascata la scatola, il coperchio della scatola. La brochure la troviamo all'interno. Allora, questa è la stagione della bellezza, oppure per essere belli. Eccola qui. E sotto la scatola invece troviamo, penso sia Brilla in questa stagione festiva. E tanti auguri di buon Natale dal team di Beauty Box. Effettivamente non sapevamo neanche lo spoiler di questo mese perché io non l'ho trovato. Tutte le ragazze che mi hanno scritto mi hanno confermato di non averlo trovato, però a questo punto andiamo a vedere lo spoiler del mese prossimo, che comunque ci dovrebbe essere. Lo troviamo sempre nell'ultima pagina, infatti eccolo qui. Comunque sul Look Fantastic sono presenti anche altre box in edizione speciale, ce n'è una che riguarda proprio le festività ed è anche molto carina. Comunque, lo spoiler del mese prossimo è questo: un prodotto della This Work ed è Deep Sleep Pillow Spray, quindi è uno di quei prodotti che abbiamo già trovato altre volte e se non erro l'abbiamo trovato anche nel calendario di Look Fantastic quest'anno. Ok, comunque andiamo a rimuovere il sigillo dalla box e vediamo il contenuto. Questi sono i prodotti contenuti all'interno della box e c'è qualcosa di abbastanza conosciuto perché l'abbiamo trovato in più parti quest'anno, anche nella Beauty Chest era presente ed è una maschera della Glow, una maschera da notte. Ora, non è che mi dispiaccia, cioè voglio dire, è comunque un buon prodotto, un ottimo brand per chi ama utilizzare queste maschere da notte. Però stanno prendendo un po' l'abitudine di rifilarcela in ogni dove, quindi diciamo una è più che sufficiente, voglio dire. Comunque, è una maschera da notte della Glow.
Ok, questo prodotto è sicuramente più interessante perché della Elemis, è un brand che io adoro ed è un Pro Collagen Energizing Marine Cleanser Anti-Aging nel formato da 30 ml, quindi una travel size. Ora, mi fa piacere aver trovato questo prodotto, però se non erro è contenuto anche all'interno della box del Black Friday. Quindi voglio dire, questi prodotti continuano a ripetersi. Cioè, se voi componete una box per una determinata cosa, dovete anche fare in modo che i prodotti all'interno di quella box siano esclusivi. Se poi tutti i prodotti me li andate a rifilare in altre box, diciamo che la sostanza non va più bene. Comunque a me non dispiace perché, cioè, vi ripeto, adoro Elemis e quindi mi fa piacere averlo trovato. Allora, come vi dicevo, è un prodotto per andare a ripulire il viso. È in gel, quindi già da questo deduciamo che è un prodotto più adatto a pelli grasse ed impure. Oltretutto, al suo interno sono contenuti tre minerali. Troviamo il magnesio, lo zinco e il rame, che hanno delle proprietà antietà. Sono degli oligoelementi che comunque hanno delle proprietà antiossidanti, vanno a stimolare la produzione di collagene ed elastina e proprio per questo appunto sono antietà. Oltretutto, lo zinco ha la capacità di andare ad eliminare l'anidride carbonica presente sulla nostra pelle e quindi ad eliminare quell'effetto opaco. Contiene anche tre acidi, tra cui l'acido lattico, che è veramente molto leggero e quindi va a dare un aspetto più levigato alla pelle. Contiene anche rosa centifoglia, che invece ha delle proprietà antinfiammatorie, antinvecchiamento, antiossidanti e anche antisettiche, quindi ha tutte le 4 A questo ingrediente ed è adatto per andare ad eliminare le piccole rughe e le linee sottili, ma anche adatta a pelli acneiche. Quindi un prodotto sicuramente interessante. Il mio consiglio personale che vi posso dare quando andate ad utilizzare questi cleanser che contengono tutti questi ingredienti è quello di lasciarli agire sul viso almeno qualche minuto prima di andare a risciacquare, perché se noi andiamo comunque ad applicare questi detergenti e poi li andiamo a sciacquare subito, diciamo che l'effetto è veramente inesistente. Quindi magari li lasciamo agire un tantino sul viso e poi li andiamo a risciacquare. Comunque vi ho spiegato tante volte che la dicitura di Elemis quando dice il Pro Collagene Marino è perché contiene l'estratto di alga padina pavonica che comunque va a stimolare la produzione di collagene. E troviamo un prodotto make-up della Aieco Spotty Light Highlighter Pencil. Questa è una full size, decisamente più interessante rispetto alla matita di Diego Dalla Palma che abbiamo trovato il mese scorso. Sì, effettivamente noi abbiamo trovato anche la matita di Diego Dalla Palma il mese scorso, ma io l'avevo completamente rimossa, forse perché era troppo grande. Comunque me ne ero completamente scordata. Questa invece è una matita illuminante per andare ad illuminare sotto l'arcata sopraccigliare oppure nell'angolo interno dell'occhio. Andiamo a vedere la colorazione. È un rosa perlato. Sì, bella comunque, molto molto luminosa. Bello come colore, molto illuminante. Beh, decisamente questa più gradita, devo dire. E visto che troviamo un altro prodotto make-up, andiamone a parlare subito, è della Lotti London ed è un blush. Anche questa dovrebbe essere una full size. Il colore è Haze, penso si dica così, HAZE. E lo vado ad aprire. Non ho un pennello a portata di mano. È bello perché degradé il colore, cioè in pratica è più scuro sopra e poi diventa più chiaro sotto. Vediamo un po'. Il colore è bello. È un bel colore di blush. Poi devo dire che avendo provato comunque questo brand, provai appunto una palette per gli occhi, infatti ne feci anche un video. Devo dire che non mi dispiace affatto come brand. È economico perché è abbastanza economico, però è abbastanza valido. La palette funzionava benissimo. Ho un piccolo appunto per Look Fantastic.
Noi oltre ad essere patite di skincare, siamo anche patite di make-up, quindi ci piacerebbe trovare qualche prodotto in più di make-up perché, non so, anche nel calendario quest'anno non abbiamo trovato tantissimo make-up e invece il make-up ci rende veramente felici, sappiatelo. Star Skin Vip, questo è un altro brand che comunque mi piace tantissimo. Ho provato tanti prodotti di questo brand e devo dire che sono veramente ottimi. Questi patch contorno occhi, se non erro, li abbiamo già trovati da qualche parte. Non è la prima volta che li troviamo. Io li ho già utilizzati e mi sono piaciuti. Sono dei patch in cellulosa ricoperti da una lamina dorata che comunque vanno a sigillare tutto il siero che è contenuto all'interno. Sono appunto dei patch rivitalizzanti che vanno comunque a sgonfiare la zona, la rendono più liscia e anche più luminosa. Oltretutto, scusate, ve li faccio vedere, eccoli. Scusate, si è staccata la registrazione, ve li stavo facendo vedere, eccoli qua. Comunque, all'interno ne sono contenuti due, quindi un solo paio. E questi patch contengono estratto di rosa che comunque ha delle proprietà antietà, come abbiamo detto, ma anche degli effetti rivitalizzanti, estratto di altea che invece riduce l'irritazione, estratto di pungitopo che è illuminante, estratto di radice di zenzero bianco che invece riduce i segni di stanchezza. Allora, io confermo che questi patch sono ottimi, appunto perché già li ho utilizzati. E diciamo che c'è poco da dire. Sono dei patch contorno occhi. Siamo giunti all'ultimo prodotto ed è questo rasoio. Quindi un rasoio per andare ad eliminare la peluria superflua, che può essere quella del viso, che può essere quella delle sopracciglia, che può essere quella dei baffetti, insomma, per andare a rimuovere i peli. Io questi rasoi li utilizzo da tantissimo tempo, ho l'abitudine di utilizzarli perché sono veramente comodi. Allora, il brand questo è Hollywood Bronzer. Comunque, come vi dicevo, li utilizzo da tanto tempo, non di questo brand specifico, li acquisto in drogheria, utilizzo quelli della Wilkinson, con la quale mi trovo bene, a dire la verità. E quando non ho tempo, non ho voglia di fare la ceretta, i baffetti, appunto, le sopracciglia, quindi vado di rasoio e faccio praticamente subito. Allora, all'interno si presenta in questo modo. E questo rasoio dovrebbe durare all'incirca 2-3 mesi, poi dipende anche da quanto tempo lo utilizzate e dove lo utilizzate. Se lo utilizzate sul viso, bene o male, vi dura. Se volete utilizzarlo su altre zone, forse non è proprio adattissimo. Certo, uno può anche provare, però vabbè. Fate come più desiderate. L'unica cosa che vi voglio dire, allora, porta anche la sua custodia. E l'unica cosa appunto che vi dicevo che vi voglio dire è che soprattutto quando utilizzate questo rasoio, non andate ad esfoliare il viso prima, cioè pulite il viso, dovete comunque avere il viso pulito e ben deterso, però non andate ad effettuare esfoliazione, scrub, peeling, perché questo già di suo la crea, cioè quando noi andiamo a rimuovere comunque la peluria dal viso, già va a portare via anche le cellule morte, quindi non fatelo, assolutamente. Comunque, questi sono i sei prodotti che abbiamo trovato all'interno della box. Non lo so, allora, mi ripeto, i prodotti in sé non è che siano male o siano brutti, ma forse non li avrei graditi in questa box. Cioè, avrei gradito altri prodotti, magari qualche prodotto make-up in più, avrei evitato magari di mettere questa maschera visto che l'abbiamo trovata già nella beauty chest. Ovviamente non tutti hanno acquistato la beauty chest, quindi è comodo averla trovata qui per chi non ha acquistato la beauty chest.
Però non lo so, ragazzi, a me non ha convinto tantissimo. Nella sostanza mi piace, già ho perso anche il prodotto di Elemis, che non lo trovo più, eccolo qua. Nella sostanza, vi ripeto, è anche carina, però secondo me non proprio adattissima alla festività natalizia. Anche la box in sé avrei preferito che fosse diversa, cioè tante box organizzano le box della festività in modo diverso e quindi niente. Poi diciamo che il tema della box e la luminosità, oltre a questo che ci fa illuminare, sì, vabbè, effettivamente abbiamo anche questo che è illuminante, ci sono i patch che sono illuminanti, questi invece ci va ad oscurare. Sì, e levando la peluria comunque abbiamo una pelle più luminosa, questo sicuramente, quindi diciamo che con il tema ci sta, ecco, però non lo so, vabbè, fatemi sapere anche voi cosa ne avete pensato di questa box, fatemi sapere se siete rimaste soddisfatte oppure avreste sostituito qualche prodotto. Ah, a proposito, quasi dimenticavo, invece del rasoio era possibile trovare un pennello della Luxi, un pennello, ora non so se fosse da blush, da illuminante, comunque c'era la possibilità di trovare il pennello di Luxi. A me avrebbe fatto piacere trovare anche il pennello di Luxi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente mettete like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina se volete. E noi ci vediamo presto con un prossimo video. Io vi mando un bacio. Ciao!